C'è una notizia dell'ultima ora che vediamo ovviamente subito, eh, non è stata presa alcuna decisione ancora dal collegio arbitrale in merito alla vicenda Salvatore Masiello, eh, c'è stato questo questa sorta di udienza preliminare eh, questa mattina eh, per il Bari l'avvocato Biga, eh, poi c'era eh, Guido Angelozzi, direttore sportivo, il segretario Piero Doronzo e poi oh, una dichiarazione firmata proprio del procuratore atletico Boggia che ha assistito a quanto eh, accaduto. Eh, il Bari punta chiaramente alla rescissione del eh, contratto di Salvatore Masiello, eh, Masiello invece punta su una multa. Evidentemente, è però il reintegro nella rosa della squadra. Il collegio arbitrale eh, si è riservato di prendere una decisione in una prossima convocazione che probabilmente avverrà eh, nella prossima settimana. Staremo a vedere. Per il momento, situazioni congelate. A proposito di notizie, non riguarda il Bari, ma eh, la dobbiamo dare perché purtroppo eh, come dire, queste cose dimostrano eh, a che livello è, è il nostro calcio. Eh, ci sono sospetti. Di scommesse su altre 150 partite di calcio. Sono quasi tutte di campionati eh, minori, però potrebbe esserci come dire, qualche partita di eh, categorie superiori lì in mezzo. Sta indagando la Procura di eh, Napoli, eh, quindi diciamo discorso scommesse che sembrava chiuso, invece resta ancora aperto con possibili eh, importanti eh, sviluppi. Eh, C'è un amico in linea, prendiamo una telefonata, pronto? Buonasera Enzo. Ciao. Antonio D'Abari. Ciao Antonio. Ciao. Eh, colgo l'occasione per salutare il, il direttore Antonucci. Il professore Io, Antonucci, non, devi chiamarlo voi. professore. Eh. Professore, chiedo eh. Uh, io ho due cose in particolare <ride> vorrei dire mi vorrei rilacciare sì. alle splendide immagini viste di Sassuolo Bari sì. per uh, ricordare a tutti i tifosi il nome di Rodolfo, il nome di Danilo e il nome di Cerci che eh, un certo Perinetti e un certo Antonio Conte volevano portare a Bari, uh -huh. forse ci si è disfatti un po' troppo presto di, di certe persone, di certi professionisti. Devo dire la verità, però, sospetto che Rodolfo e Danilo siano giocatori più recentemente finiti in Milano del Bari, quindi nel periodo in cui Bari cercava difensori con uh, Ventura e Angelozzi, credo, eh, non vorrei sbagliarmi. Mentre il primo Cerci era un chiodo fisso di, di Ventura che addirittura lo preferiva a Guberti, credo, eh. sì. ma poi. Tutto può essere, sì, però io ricordo adesso, questo. Voglio eh. dire, fanno comunque parte di una serie di giocatori eh, che so. entravano nell'orbita so. so, Bari. Lo so, lo so, lo so. Eh, poi, secondo la vedevo grigia domani per Sassuolo: spero di sbagliarmi, dopo aver sentito le parole del Mister, la vedo, eh. la vedo nera. Parla di esempio. preparazione atletica, ancora così. Eh. Sì, la vedo molto nera. E Enzo, un'ultima cosa, perdonami, eh, voglio salutare eh, con molto affetto Gianni Antonucci perché io con lui ho condiviso degli splendidi eh, brindisi di fine anno, di buon auspicio per l'anno nuovo al Palazzo Mincu. Sì, grazie e buonasera. Il nostro amico da casa ti saluta e ti ricorda perché ha condiviso con te dei brindisi di fine anno a Palazzo Mincuzzi. Come no? Eh? Ricordi questo particolare? Eh, eh. Figuriamoci. Una volta mi ricordo proprio il brindisi: lo dammo con il ritorno del Bari dalla partita. Si giocò a, a Reggio Calabria. vingemmo 3 a 2, era il 31 dicembre del 1977. 3 a 2, vabbè, ti ricordi perfettamente Bellissimo. questa cosa. Eh, allora, C'era Lousy in panchina. In pa Vediamo finire queste fotografie perché non abbiamo ancora finito di sfogliare è la fotografia. il primo corpi, gol sì. che segnò Barreto su uno scambio con Kutuzov, poi sì. il secondo gol che lo segnò direttamente Barreto anticipando. Il terzino a, a, a Andreoli, che è stato sul punto di venire a Bari due Kutuzov, volte. Signor. Kutuzov segnò. Eh? Kutuzov segnò sì, sì. al quarantunesimo del primo tempo. Poi nella ripresa il famoso gol che tu hai mostrato anche in diretta con uh, la diretta sulla su televideo, questo è stato segnato a 34 secondi da Devezze rivediamolo perché è un gol è un gol stupendo, guarda che potenza, e vedi una cosa importante quando si parla di Cerci si parla di Tizerica. noi abbiamo mancato di far ritornare quante volte manchiamo Guberti Guberti doveva venire a Bari, Guberti doveva venire e non tutti quei cadaveri che sono venuti a gennaio scorso. Parliamoci chiaro. Scusa il termine ma è la verità. C'è un amico in linea, pronto? Oh, gli amici di... Grumo Appula, da grumo chiamano questi, eh? Dice che bevono, bevono il vino durante la trasmissione vanno un po' euforici, insomma. Un saluto e un abbraccio al grande professore Antonucci, oh sempre forte. Senti, eh, notizie di corridoio. Ieri la trasmissione non l'ho vista. Avete fatto una cosa sulle bracciovole Esatto, esatto. Io anche una trasmissione sul vino visto eh. che comunque il ecco si chiama la trasmissione il bianco e il rosso. Facciamo il bianco e il rosso è ragione. e il rosato. Hai ragione, Va ragione. È, è un'idea, un Ormai è gli argomenti scarseggiano quindi può essere che sia ah, sì, un argomento interessante Un cambiare discorso. Vediamo quello che succede quest'anno e vediamo insomma. Pino grazie, un abbraccio, gli no, no, amici di Cromola. Mi Me raccomando, la grumese una Va volta beh. grande squadra, quando a squadra fina macchia, Casalino, Ma erano, a... erano giocatori di primordio. Sino a che livello sono arrivati? Si potrebbero giocarne al bar di oggi. Sino a che categoria è arrivata la Grumese? Il massimo dell'agrumese Grumese. È arrivata nella promozione, promozione. Vabbè. È... Eh, questa è la tabella forse che volevi sì, far vedere, sì. volevo dire è una domanda che tutti stanno mi stanno chiedendo di Giovanni Bari, dopo 5 giornate ha avuto i 5 punti. In effetti in un campionato ne ha avuto uno soltanto, il 73-74, sempre di B, due nell'82-83, 3 eh, in tre campionati, 61-62, 78-79 e eh, 2004-2005. Poi 4 eh, punti nel 34-35 e guarda caso, nel 34-35, nonostante 4 punti dopo... 5 domeniche o cinque giornate andiamo in Serie A uh -huh. quell'anno con il nuovo stadio okay. e poi invece di 5 punti esattamente nel 50-51 dopo cinque giorni però tieni presente una cosa l'anno scorso il campionato scorso è vero che ogni campionato differisce uno dall'altro alla quinta giornata sia il Varese e sia era un'altra squadra, fammi ricordare. Il Padova forse? Il Padova, sì. avevano sei punti mm -hmm. e poi sono arrivati i playoff Per certo, cui non certo. disperiamoci. Naturalmente se continuavamo a fare pareggio, 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 o sconfitto, 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 è chiaro, non ne parliamo più e chiudiamo il libro. C'è un amico in linea, pronto?